Gabriele Bencivenni nel post partita, post amichevole con la Castiglionese, un bel 3-0, mister, insomma si sta lavorando per arrivare alla forma migliore, dai. Sì, sono contento, oggi sono veramente contento per l'atteggiamento, perché abbiamo finito la gara con 6 2005 e un 2006 in campo, sì, che si sono comportati alla grande, per cui sono veramente contento, vuol dire che stiamo costruendo un'idea di calcio importante che tutti stanno recependo e che tutti stanno faticando per questo obiettivo. Ieri ci siamo ritrovati dopo il riposo, eravamo stanchi, ma è quello che volevo, cercare la reazione dopo domenica alla stanchezza e quindi trovare lucidità anche dalla stanchezza. E devo dire che dopo il lavoro che abbiamo fatto atletico ieri, oggi non era facile, ragazzi, sono stati bravi, dai. Senti, nel secondo tempo hai fatto anche giustamente degli esperimenti, il 4-2-3-1, si è visto Romanelli terzino sinistro, insomma, e stai provando giustamente un po' tutte per vedere, insomma, di trovare l'assetto migliore. Sì, ma al di là dell'assetto sono tutte situazioni che durante l'anno poi si possono verificare, per cui questo è il periodo migliore per appunto trovare soluzioni anche che magari sulla carta non erano ipotizzabili. Questo potrebbe essere Romanelli, che oggi sinceramente mi ha anche sorpreso per l'attitudine che potrebbe avere in quel ruolo, per cui è una cosa che sicuramente riproveremo. Rispetto al modulo è chiaro che non ci possiamo fossilizzare su un modulo solo, in alcune situazioni un 4-2-1, 4-4-2 o 4-2-4, sì, sono tutti numeri che comunque assomigliano a una situazione ben precisa, possiamo utilizzare anche durante l'anno. Portierino Moretti si è ben presentato, insomma. Devo dire che ha fatto subito un intervento importante e poi con personalità ha gestito delle situazioni anche con i piedi che non erano facili. Questo dimostra che il ragazzo ha personalità. Il mercato concluso? A te aspetti qualcosa in fatto di under più che altro? Ma ora mi aspetto che rimanga con noi Di Rienzo, che anche oggi ha fatto, sì, una buona gara, e poi vediamo un attimino. Dobbiamo ragionare, dobbiamo riflettere. Chiaramente se troviamo delle soluzioni in casa, vedi Romanelli oggi in quel ruolo, è un vantaggio che possiamo e dobbiamo sfruttare. Ah, il mio collaboratore Raul, sì, è stanco perché oggi l'ho portato nella seduta mattiniera a allenarsi anche lui. E quindi giustamente si gode, ragazzi, si gode il riposo. È stanco. Grazie, mister. A voi, ciao a tutti.